nei prossimi mesi. E intanto il governo si appresta a porre la fiducia a quel decreto fiscale collegato alla manovra che tra le altre cose rottama cartelle, ma soprattutto Equitalia. I dipendenti scendono in sciopero. Dopo 16 anni tornano a scioperare i lavoratori di Equitalia, contestano il decreto fiscale collegato alla manovra che dovrebbe essere approvato già domani dall'aula di Montecitorio, visto che il governo si appresta a porre la fiducia. Come noto il provvedimento prevede tra l'altro la rottamazione delle cartelle esattoriali, la nuova finestra per la voluntary disclosure e soprattutto l'abolizione di Equitalia che dal 1 luglio 2017 diventerà un ente pubblico economico, l'agenzia delle entrate e riscossione sotto l'indirizzo e la vigilanza del Ministero dell'Economia. Ma gli 8.000 lavoratori esattoriali sono preoccupati, temono che il passaggio dal settore privato all'amministrazione pubblica sarà tutt'altro che indolore, nonostante le ripetute rassicurazioni dell'esecutivo. Noi non crediamo che i lavoratori di Equitalia debbano essere utilizzati come capro espiatorio di un cattivo fisco, di un fisco iniquo. Noi chiediamo che ci sia continuità dei trattamenti previdenziali. Questi lavoratori hanno accumulato dei risparmi dentro un fondo di cui non si fa alcun cenno nel decreto e chiediamo che ci sia continuità anche contrattuale. Questi lavoratori si sentono sicuramente umiliati, si sentono non stimati, si sentono alla gogna da tutto il mondo, praticamente, da tutto il paese. Non c'è proprio chiarezza sulle volontà di chi ha messo in piedi tutta questa riforma. Diciamo no alle politiche del governo Renzi, che mette in discussione la riscossione dei tributi, di chi evade le tasse e di chi non paga le multe. E soprattutto rivendichiamo con forza la dignità dei lavoratori di Equitalia. Non sono dei vampiri, sono servitori dei Stati che hanno applicato la legge dello Stato. Ma intanto, prima di essere pensionata, Equitalia annuncia la partenza del nuovo servizio SMS, se mi scordo, altro passo verso la complicata costruzione di un nuovo rapporto con i contribuenti. In pratica un messaggio sul cellulare o una mail ci preavvertirà dell'arrivo di una cartella o ci ricorderà che sta scadendo una rata. Non proprio la notizia che può renderci felici, ma comunque un nuovo servizio attivabile anche sul portale del gruppo. Adesso parliamo di